Ciao a tutti, ci siamo spostati in un'altra location oggi per cambiare posizione del logo. Allora, oggi vedremo i tutorial su salto avanti e salto 180. Allora, in primis lo vediamo per metterti in sicurezza e non farci male. Allora, intanto vi svelo un segreto, che quando vi staccate da terra un pezzettino così, quindi se avete il profilo è una cosa del genere, già avete staccato tantissimo, perché poi il più del salto lo fa il tirare le gambe verso l'alto, quindi se io faccio un salto avanti alto, ovviamente la differenza qual è? Che da qua tiro le gambe a me e riatterro, ok? L'altra cosa importante da fare è atterrare ammortizzando con il corpo, quindi è molto importante, dopo che io esco da un salto, piegarmi e ammortizzare il più possibile, per due motivi. Il primo motivo è che se cado da questa altezza qui avrò un impatto molto più forte rispetto a cadere da questa altezza qua, ok? L'altra cosa importante è il fatto che così sono molto più stabile e riesco a controllare meglio il salto. Cosa invece cambia sul salto 180? Nel salto 180 invece avviene una rotazione in aria, quindi io cosa faccio? Mentre faccio il salto, giro e ruoto, ok? Ecco, in questa volta qui la cosa importante qual è? È provare gradualmente, quindi non partirò subito a fare una rotazione completa, ma farò pezzettini, di farò prima piccoli movimenti fino ad arrivare al passaggio davanti a dietro, ok? Quando poi vi sentite sicuri, a quel punto potete provare e fare direttamente un salto. Le braccia nel salto avanti sono un po' indifferenti, perché l'importante è comunque che vi diano sicurezza nell'atterraggio. Quindi per esempio quando fate un salto avanti, io può prendermi le gambe, quindi vado a fare questo lavoro qua, è molto carino da vedere quando fa un salto avanti, però l'importante è che le braccia siano a pronto utilizzo in eventuali cadute. Quindi se faccio un salto avanti e cado, ecco, è buono che le braccia attuiscano la caduta. Cosa differente invece nel salto 180 è che le braccia mi aumentano la rotazione, quindi mi aiutano a fare il giro in aria. Quindi in questo dubbio mi vado ad abbracciare, ok? Faccio il salto, mi abbraccio ed esco. E atterrare in carrellina aiuta a smorzare. 180 bene questo passaggio e tengo. Quindi è molto importante vedere in carrellino, soprattutto se siete comunque palleggiatori inesperti, perché avete molta più stabilità, perché se voi atterrate dritti con le gambe, voi non smorzate la vibrazione, quindi atterrate e fate questo movimento o questo in avanti, quindi mentre tutti storti, ci vedete la velocità, cadete. Se invece voi smorzate il salto con le ginocchia, la ginocchia ammortizza l'urto e voi avete una patinata molto più stabile nei salti. Invece a fine video vi servono come recuperare l'incrociato nel prossimo video, quindi faremo il passaggio del piede, quindi faremo questo movimento qui, ok? Braccio ben aperto, guarda il braccio dentro. Quindi questo è il movimento che andremo a fare oggi. L'altra cosa difficile che facciamo è provare a stare sulla punta di un pappio e con l'altro piede provare a tirare. Stessa cosa con l'altro piede e provare a tirare. Okay. Questo sono gli esercizi per l'equilibrio e per aumentare la confidenza dei pattini. Che altra cosa importante è lo sviluppo delle piccole aste. Queste ci aiutano per aumentare l'altezza del salto avanti. Con il 180, quindi per esempio, potete metterle a varie altezze. Okay. E cominciare a farci salto, quindi salto avanti. Ok. 180, okay. Fino ad arrivare all'altezza massima, se non addirittura montare salti molto importanti.